ragazze, è un bel po', vado velocissima, perché ho tantissimi prodotti da farvi vedere dei terminati. Avete già visto i terminati casa, vedrete terminati beauty mix, beauty, make up, e poi a parte i terminati del sole, che sono veramente tanti e super interessanti, mi raccomando non perdete quel video. Partiamo, terminato per Angelica, Mustela, Eau Nettoyant, senza risacquo. 98% di ingredienti d'origine naturale, 300 ml di prodotti della Mustela. È una specie di acqua micellare per deterggere il bambino quando non c'è la possibilità di utilizzare l'acqua corrente e quindi anche di risciacquarlo. Mi è piaciuto tantissimo, l'odore è buonissimo. Io lo utilizzo per fare il bagnetto ad Angelica quando non si può. Ne comprerò un altro da tenermi in casa. Per il viso nello specifico sto utilizzando per deterggere il viso o il detergente o la mousse e per pulire i residui di sporco prima di andare a dormire o al mattino usiamo un tonico che vi farò vedere nei prossimi video determinati di Oltresole, non in questo, nei prossimi. Quindi top! Poi Natura Verde Kids gel detergente mani e semigenizzante di Frozen 2, non mi è piaciuto assolutamente, l'ho buttato. L'ho tenuto aperto poco tempo, si è solidificato, non so cosa sia successo, e poi faceva una volta aperto un odore, una puzza micidiale d'alcol, una cosa proprio impossibile, soprattutto per un bambino, e quindi l'ho buttato, non mi è piaciuto, non lo ricomprerò più. Non ricordo neanche dove l'avevo comprato, sinceramente. Terminati questi dischetti struccanti, questi credo di averli presi da Tigotà, ma non ne sono sicura. Maxi ovali struccanti viso, collo e décolleté 100% puro cotone, non lasciano pelucchi. Io sto utilizzando quelli lavabili, però ogni tanto un po' di questi in casa li tengo comunque e sono belli grandi, non si sfaldano, mi sono piaciuti, promossi. Terminato il solito detergente intimo che utilizzo per Angelica perché lei è un po' delicata, la pediatra ci ha consigliato questo e ci stiamo trovando da Dio, ormai lo compriamo da anni. 3-12 anni, aiuta a prevenire rossamenti, piccoli fastidi della Tantu Rosa. Vado lungo, di lungo veloce nelle cose in cui vi ho già parlato 8.000 volte, come questo è un Mil Naso, che è una soluzione isotonica per lavare il naso, come ne avrei bisogno parecchio anch'io adesso. Ne stiamo consumando a go-go questo mese, tanti tanti, ve lo ricordo perché questo è uno di quelli che secondo me migliori. E questo qui va bene per bambini dai 36 mesi in più, ma anche per adulti. Così fate un acquisto unico, non avete 3.000 cose per casa. Acqua Fresh, buono, un dentifricio come un altro, però buono. Adesso ne ho scovato uno, ragazzi, pazzesco, che ve lo dico nel vostro, cioè pazzesco per dire pazzesco di un dentifricio, vuol dire proprio che mi sia piaciuto. Terminato tre prodotti make up, uno è l'Instant Anti-Age della Maybelline, colorazione sable. Io ho tolto la spugnetta perché ultimamente per evitare germi secondo me anche soprattutto in questo momento dell'anno tra coronavirus e le altre cose vedete girando viene su il prodotto e fate dei piccoli puntini poi andate col pennello o col dito ad applicarlo. Naturalmente stesso discorso per i pennelli, vanno tenuti puliti, se no tanto vale usare la spugnetta oppure la staccate, la lavate ogni tanto poi la riapplicate, mi piace, mi piaceva più la formulazione che c'aveva tanto tempo fa, quella che c'è adesso non mi fa impazzire, però riesco a coprire, vedete, abbastanza bene le occhiaie. Fate conto che adesso sono le 3:30 del pomeriggio, mi sono truccata stamattina alle 6. Poi due mascara da farvi vedere. Allora, di mascara terminato, questo qui è di Rimmel e si chiama Day to Night. Praticamente c'è la possibilità di utilizzare la versione giorno, ovvero un mascara con uno scopolino più sottile e diciamo separatore, oppure questo come prima passata e quest'altro che vi faccio vedere come seconda, oppure direttamente con la seconda per la versione night. Vedete che è molto più pieno e molto più effetto drammatico. A me questo mascara piace moltissimo, come tutti i mascara della Rimmel. Credo che siano i mascara più buoni in assoluto, anche se in commercio ce ne sono tanti altri. Questi sono buoni perché la qualità, il rapporto qualità-prezzo è altissimo e la tenuta è uno dei mascara secondo me migliori che c'è. Comunque nel mio canale, se spulciate indietro, indietro, indietro,
trovate un video, il video della classifica dei mascara che mi sono piaciuti di più. Poi Maybelline Total Temptation, allora questo mi è piaciuto moltissimo anche lui. Guardate come l'ho ridotto, cioè ormai è secco, non è che sia secco, diciamo che ormai è non ce la fa più, è pastoso, è diventato troppo spastoso da utilizzare. Mi è piaciuto molto ed è anche lui un mascara che nonostante io usi solo quelli della Rimmel perché non mi danno problemi a livello di inci agli occhi, irritazioni, allergie così, questo non mi ha dato problemi. Potrei pensare anche di ricomprarlo, anche se d'inverno ora, tipo adesso, ne ho su solo una passata leggera leggera del mascara della Max Factor che è waterproof, anche se devo dire la verità, a me un po' sotto mi si stampa lo stesso. Stesso problema con quello di Asta, stesso problema con tutti i mascara waterproof. Su di me si sciolgono. E credo di aver capito perché si sciolgono, perché io ho le ciglia abbastanza lunghe e mi toccano la parte sotto, e la parte sotto io utilizzando sia il contorno occhi che un due mani di correttore e in più non fissandolo, secondo me il problema è lì, cioè la parte oleosa del mio make-up va a toccare le ciglia e un po' lo scioglie. Io sono arrivata a questa conclusione, penso che sia per quello. Terminato. Sapone ricarica, ricarica sapone liquido con antibatterico e vitamina E, 1000 ml, cioè un litro. 50% di plastica riciclata nel flacone, 100% riciclabile, è un sapone che contiene l'antibatterico e della marca Quando E, lo trovate da Tigotà, senza infame, senza rode, non mi è dispiaciuto. Non mi è dispiaciuto neanche, aspettate che rinnovo l'odore, ha una profumazione anche abbastanza estiva, questo doccia schiuma della Sien che si chiama Sunshine, Shimmer Gel Sun, con... Dovrebbe avere delle per le scienze. Vabbè, di sole e di mare, una cosa del genere. Non contiene microplastiche, della linea Sensan, insomma, tutta per il più parvo. È un dolce schiuma come un altro, il profumo non è male. Anche se l'ho trovato delle due un pochettino forse più aggressivo rispetto agli altri. Fatemi vedere una cosa, la betaina c'è, però non è subito dopo, so di un mezzo addirittura. C'è anche l'aloe dentro. Sì, diciamo che non mi fa impazzire l'inci dei, come si chiamano? Della sostanza lavanti, non mi viene il nome. Vabbè, oggi sono influenzata, mi pigliate così. Mi è piaciuto, ma non mi fa impazzire la profumazione. Questo doccia schiuma Nature's Best di Sien con olio di macadamia. Io amo l'odore dell'olio di macadamia, ma io in questo dolce schiuma ci percepisco anche un pochino d'olio d'argan. Non so se a livello di inci ci sia o non ci sia, comunque non mi è per niente dispiaciuto. Potrei anche pensare di riprenderlo. Poi, finito il colluttorio della Durbans che non mi è piaciuto. È alla menta, previene la carie, il tartaro, la placca, il lito fresco a lungo con fluoro, bribum, barabam. Non mi è piaciuto il sapore, per me mi lasciava, legava un po', ecco come si suol dire. Poi mi è piaciuta invece moltissimo la profumazione di questo dolce schiuma. Scusate se guardo l'ora, ma per me è un po' tardi. Devo andare a prendere Angelica a scuola e devo assolutamente finire questi video. Garnier ultra dolce, bagno doccia, ultra delicato. Con detergenti di origine vegetale, delicatezza d'avena, crema d'avena e mandorla dolce per adulti e bambini, idrata e lenisce, estratti naturali. Mi è piaciuto un odore molto proprio d'avena, il tipico odore d'avena addolcita un po' da qualcos'altro di un po' frerelloso, petaloso. Buono, 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 ve lo consiglio. Terminato. Allora, quando io inizio a avere prurito in testa, solo gli shampoo dell'Edelschilder Head & Shoulders mi salvano la vita. Questo è quello nutriente, 72 ore di protezione contro la secchezza, la forfora e il prurito. Mi è piaciuto e lo riprenderei. Poi i profumi, non parliamone, cioè i profumi di questi shampoo qua sono spettacolari, ricordano molto
quelli della Pantene come profumazione. Adesso in doccia ne ho un altro, sempre della Head & Shoulders, non mi ricordo che linea è, cioè che tipo è, ma io il problema è che quando incomincio a usare quei prodotti troppo certificati naturali, con troppe piante, troppo di tutto, inizia a venire un prurito atomico in testa. Solo questo me lo fa passare, ve lo consiglio. Finito questi due prodotti della pH Bio, uno è un detergente intimo, rosmarino, timo e menta, e questo è uno shampoo, ecco, a proposito del shampoo che parlavo, camomilla aloe vera, e aloe vera. Sono dei buoni prodotti, questo è molto addolcente sui capelli, però a me fa i prodotti sulla testa, sui capelli, su quali capelli mi fanno venire un prurito atomico. Se non avete questo problema, ve lo consiglio, anche se avete i capelli secchi, questo va bene. L'aloe va molto a lenire e la camomilla ad addolcire. Sono prodotti certificati naturali, entrambi IAB, sono vegan, ok, entrambi. Niente da dire in particolare, detergente intimo. Ah, questo ve lo consiglio, attenzione se, senti, se avete problemi mio del prurito, non so che pianta sia che mi dia questo fastidio. Sospetto le graminacee, quindi la camomilla, ma non ne sono certa. L'intimo è molto buono, l'unico problema è che vi vuole mezzo acquedotto per sciacquarlo perché è molto denso e difficile, si fa fatica a farlo andare via e sciogliere la schiuma. Un detergente intimo non è molto simpatica la cosa. Ecco. Direi che questo è tutto, ragazze. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, scusate un po' la velocità, ma avevo tante cose da farvi vedere e non volevo essere pesante. Preferisco dedicarmi, spendere due parole in più quando ho dei prodotti molto più interessanti che fanno azioni un po' diverse, insomma cose un pochino più performanti, come sono i miei prodottini di Oltresole. Corro a registrarmi anche quello che dovrei farci. Io vi mando un bacio, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, condividete qua sotto nell'info box tutte le informazioni degli altri social. Ciao a tutte!